La vittoria è importante, soprattutto netta, contro una squadra che non aveva mai perso se non al tie break in questa stagione. È una vittoria importante, ma come tutti sappiamo le qualificazioni della Coppa dei Campioni quando ci sono i playoff si giocano in una gara secca, quindi il grosso dobbiamo ancora farlo, abbiamo fatto un piccolissimo passo in avanti, come ho detto loro erano e per me rimangono i favoriti, nonostante noi oggi abbiamo vinto una partita dove penso che loro erano abbastanza vuoti dopo la Final Four di Coppa Italia, cosa più che normale perché purtroppo questi campionati, questi calendari così intensi non ti lasciano la possibilità di programmare niente perché devi continuare a giocare, ci sono atleti che sono in attività da 12 mesi senza mai fermarsi, fra tornei di qualificazioni, World League, e quindi per loro è molto difficile rimanere ad un determinato livello per così tanto tempo, quindi penso che Modena oggi abbia patito un po' un calo, un calo fisico e mentale che è più che comprensibile, quindi mi aspetto ben tutt'altra partita fra 15 giorni. Non solo Bernardi ma anche Zanini, in presenza Barbolini, tanti allenatori italiani sono chiamati qua in Turchia a fare il salto di qualità nel volley, ci racconti qual è il rapporto tra questi due movimenti e la tua esperienza personale? Ma guarda, qui hanno delle potenzialità secondo me molto inespresse, si potrebbe fare molto di più, è chiaro che noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile perché sappiamo perfettamente che la carriera dell'allenatore viene solo ed esclusivamente giudicata dai risultati, quindi dobbiamo cercare di ottenere il meglio possibile nel più breve tempo possibile. E penso che la Turchia, come la Polonia, come la Russia, come altre squadre, come altre nazioni, abbiano avuto parecchi allenatori italiani occupati sulle panchine straniere e penso che questa debba essere solamente una questione di vanto per il movimento della pallavolo italiana, perché significa che la pallavolo italiana ha prodotto un qualche cosa di buono. Lorenzo, curiosità, il destino ti ha portato contro Modena, sei stato anche vicino, no? No, vabbè, basta, adesso questa è una cosa archiviata e tutto, fino al 24 di aprile sono ad Ankara, quindi devo pensare che domenica c'ho Arkas, dopo c'è una trasferta molto insidiosa con una squadra che molto insidiosa e poi c'è la trasferta di Modena, quindi preferisco pensare assolutamente a queste cose qui. Sì, penso che sia stata la miglior partita che abbiamo giocato in tutta la nostra stagione. È anche vero che ho avuto solamente da poco la possibilità di schierare anche tutti gli stranieri, in quanto Sokolov, questa è la sua terza partita. Infatti gli devo fare i complimenti perché dopo 8 mesi giocare così contro una squadra forte come Modena non è assolutamente semplice.